Buon pomeriggio amici telespettatori dallo stadio comunale di Girifalco, dove va in onda l'ultimo atto del girone D di seconda categoria, l'ultimo atto che si riferisce alla finale playoff tra l'Euro Girifalco e il San Pietro Apostolo. Bellissimo lo striscione che i ragazzi dell'Euro Girifalco hanno voluto esporre. Gregorio sempre con noi, un affettuosissimo ricordo al giovane Gregorio Vatrella, sapete, scomparso in questi giorni per un gravissimo incidente stradale, e venerdì scorso ci sono stati proprio i funerali nello stadio comunale di Staletti, con una grandissima partecipazione di non solo cittadini di Staletti ma anche del Montepaone, le squadre che lui aveva conosciuto, in cui ha militato, e addirittura tantissime di rappresentanze di squadre di, non solo del girone di prima categoria, girone C, ma anche di tante altre gironi e appunto di altre categorie. Siamo comunque, stavo dicendo, al campo comunale di Girifalco, dove va in atto, si sta mettendo in atto la finale playoff appunto per questo campionato, che vede di fronte l'Euro Girifalco con a confronto con il San Pietro Apostolo, San Pietro Apostolo che domenica scorsa è riuscito ad avere la meglio sulla compagine del Real Bortilla, lo ha battuto e quindi si è qualificato per questa finale, finale che potrebbe voler dire promozione diretta, diciamo ancora un ipotetico sé, perché come sapete tutto è legato a quello che succede nella Serie D. Attualmente le retrocessioni calabresi sono certamente due, perché una potrebbe, una è sicuramente il Cerzale, l'altra dovrebbe venire tra il Castrovillari ed eventualmente anche lo spareggio che ci potrebbe essere tra Roccella e Castrovillari, perché il Castrovillari non può andare al di là di questa posizione. Però se dovesse succedere che il Castrovillari ancora rimane terzultimo e quindi non fa il play-out, il Roccella rischia, perché deve farlo il play-out probabilmente contro la Sarnese, e quindi da verificare quel risultato per stabilire la squadra che sarà promossa in prima categoria. Siamo qui, dicevo, allo stadio comunale di Girifalco, con me come sempre in queste occasioni il collega della Gazzetta del Sud, Gino Voci, a cui cedo il microfono per la... Gino Comi, chiedo scusa, Gino Comi, a cui cedo il microfono per la presentazione di gare e per la lettura delle formazioni. Allora, buongiorno a tutti. È una finale playoff che, come hai detto giustamente tu Fausto, potrebbe anche non decidere alla fine nulla, però ci aspettiamo una partita intensa e speriamo bella, sia dal punto di vista della correttezza sia dal punto di vista tecnico, tra due squadre che hanno fatto bene durante il campionato. L'Euro Girifalco sicuramente ha dimostrato durante il campionato una certa superiorità, però voglio dire, questa è una finale, intanto c'è la prima conclusione del Girifalco dell'Euro Girifalco con Quirino, con il pallone che si perde sul fondo. Allora, vediamo le formazioni per l'Euro Girifalco: stranieri in porta, Randò, Chiarella, Giampai, Palaia, Ferraina, Burdino, Leonardo, Vonella, Leonardo Conidi, Domenico Conidi, Quirino. In panchina con Cristofano ci sono Sgro, Burdino Rocco, Signorello, Thierry, Caruso e Chaban. L'allenatore ovviamente è Mimmo Giampà, che potrebbe praticamente dire l'addio al calcio giocato, perché probabilmente si volerà a Coverciano per acquisire il patentino di allenatore di Lega Pro. E per quanto riguarda il San Pietro Apostolo, abbiamo De Grazia in porta, poi Perri, Natale, Tomaino, Graziano, Sasso, Bruni,
Rotella Davide, Nistico Buso, Rotella Luigi Maruca. In panchina con il tecnico cittadino ci sono Mazza Giuseppe, Mazza Antonio, Pupo, Perri Vittorio, Fazio, Mazza Valerio e Sacco. Arbitra l'incontro il signor Chiefalo di Catanzaro. Pallone che si spegne ancora sul fondo, sull'ennesimo attacco abbozzato dall'Euro Girifalco, e De Grazia si impegna a rinviare il pallone che finisce in fallo laterale. Grazie Gino, come prevedeva sì, l'Euro Girifalco parte in attacco perché cerca di fare subito su alla partita. Sapete che questa è una finale playoff, come dicevamo, alla fine degli eventuali tempi regolamentari che dovessero finire in parità si fa ricorso ai tempi supplementari. Poi non c'è ovviamente in questo caso la lotteria dei calci di rigore perché viene avvantaggiata la squadra che si è classificata nella migliore posizione durante la regular season, e questo è proprio l'Euro Girifalco di Mimmo Giappà. Questo stadio anche ieri ha visto una partita importante di spareggio perché la Bussolavis è stata chiamata a disputare il play-out contro il Belmonte ed ha vinto per 1-0 riuscendo a mantenere la categoria, ed è, credo questo un fatto molto importante per una squadra che era una matricola di questo campionato. C'è con noi qui vicino Pasquale Riga che è l'allenatore della Bussolavis. Allora, una bella soddisfazione mister, intanto essere riuscito per il rotto della cuffia ad arrivarci a questa salvezza. Sì, effettivamente è stata una gran bella soddisfazione perché siamo arrivati proprio, come dire, per il rotto della cuffia. C'è stato un periodo in cui credevamo che di aver già raggiunto questo traguardo, poi ci siamo un attimino rilassati, e il calcio è così, quando ti rilassi poi non riesci più a ritrovare il filo del gioco e anche dei risultati. Però è importantissimo, e anche oggi è una giornata che riconcilia con il calcio, questo bel pubblico, questo spettacolo veramente, e queste squadre in campo. Io auguro che la Bussolavi, l'Euro Girifalco riesca a fare sua la partita o comunque la promozione, perché Girifalco è una grande piazza e merita questi risultati. E quindi ci potrebbe essere doppia festa. Io non so se mister Riga vuole andare via oppure se rimane qui a fianco a noi, magari lo interpelleremo qualche volta durante il corso della partita, ci faremo dare le sue impressioni. Quindi insieme con Gino Comi avremo l'opportunità di avere anche un tecnico qui vicino a noi. E allora stavo dicendo, questo lancio da parte del portiere del San Pietro Apostolo, un San Pietro Apostolo che certamente deve cercare di controllare. Durante il campionato diciamo che l'Euro Girifalco è stato più forte, tant'è vero che si è qualificato in posizione utile, addirittura non ha dovuto fare nemmeno la semifinale playoff perché è andato direttamente alla finale. Ecco, l'attenzione, la squadra di casa che se ne va in attacco con, doveva trattarsi probabilmente di Quirino, sì, anzi no, era il numero 6 sulla fascia di sinistra, Ferraina. Ancora l'Euro Girifalco in attacco con questa maglia verde che spicca, su cui spiccano i colori gialli, però la palla finisce in fallo laterale, non riesce a raccoglierla Leonardo Burdino qui sulla fascia destra, proprio sotto la nostra postazione. E come sempre qui a fianco a me, oltre che il buon Gino Comi, il nostro tecnico operatore Pepe Rosanò, che sta facendo davvero un grandissimo lavoro. Speriamo di poter ottenere le immagini migliori come sempre possibile attraverso la sua regia, e se tutto funziona bene potremmo avere anche le immagini da dietro le porte e quanto altro quando riusciremo a montare tutta la partita. E allora proseguiamo con questa telecronaca, ed è Conidi che viene fermato, c'è un fischio da parte del direttore di gara, c'è un primo calcio d'angolo e il primo tiro dalla bandierina è a favore dell'Euro Girifalco, che è partito certamente all'arrembaggio, è andato va certamente alla ricerca di questo primo vantaggio che quantomeno metterebbe la squadra di casa al
riparo da possibili ed eventuali sorprese, perché ricordiamolo che poi sono due risultati su tre che possono essere nelle corde della squadra di Mimmo Giampaolo. Ecco il lancio proprio, ma c'è fuorigioco di rientro da parte di Burdino e quindi riparte il San Pietro Apostolo con il numero 10 Luigi Rotella, fermato da Randò, che poi serve a centrocampo il numero 8 Vonella. Ancora il lancio dall'altra parte, cambio da una parte all'altra di questo fronte d'attacco da parte dell'Euro Girifalco con Idi Domenico, ancora lo stesso che poi lascia all'indietro per il Palaia che cerca di battere ancora in avanti, sempre Luigi Domenico, questa volta è lungo il lancio per il compagno. Però Gino, come stavamo dicendo, certo l'Euro Girifalco ha quasi chiuso nella propria metà campo il San Pietro Apostolo. Eh sì, e d'altronde anche durante il campionato il Girifalco ha dimostrato in qualche misura la sua superiorità, perché ha rischiato di finire promosso in prima categoria direttamente, perché c'era un momento in cui vantava 10 punti di vantaggio sulla terza classificata, che era proprio il San Pietro Apostolo assieme al Real Mortilla. Sono rimasti solo 9 punti, ora c'è un contrattacco di Buso del San Pietro Apostolo che invia il pallone verso l'area dell'Euro Girifalco, ma non ha impensierito più di tanto il portiere Stranieri. Contrattacco il Girifalco, Randò rinvia, palla a Conidi che viene contrato efficacemente da Sasso e il San Pietro Apostolo riparte. Ora c'è un fallo fischiato ai danni del San Pietro Apostolo, ma che rientra subito in possesso di palla con Sasso, manovra con Sasso, e sbaglia l'appoggio e Quirino viene messo giù e quindi ammonizione per Graziano, il fallo era stato del numero 2 Perri Natale. Eh sì, quindi ha dovuto fermare il lancio, la possibilità di ripartenza di Quirino, il giocatore del San Pietro Apostolo, quindi ha speso proprio, come si dice in questi casi, il giallo, sapendo che sarebbe certamente arrivata. È una bellissima cornice quella che abbiamo qui al campo di Girifalco. Io sono vicinissimo all'amico Gino e a volte non riesco a sentire nemmeno la sua voce se non mi avvicino proprio del tutto, perché questo tifo indiavolato, infernale da parte dei tifosi dell'Euro Girifalco sta spingendo la squadra di casa verso l'attacco, verso la porta del San Pietro Apostolo. San Pietro Apostolo che però esce bene adesso da questo calcio di punizione, si lancia sulla fascia di sinistra il numero 2 Perri Natale, che dà al suo compagno di Cottomaino. Sono il numero 2 e 3 che sono in questo momento schierati dalla fascia di sinistra, però sarà un caso oppure è una... Attenzione, c'è una grossa indecisione da parte di Stranieri, che non si aspettava il tiro dalla lunghissima distanza, e Nistico, il numero 8 del San Pietro Apostolo, trova il gol che porta in vantaggio il San Pietro Apostolo esattamente al 12° del primo tempo. Nulla faceva presagire a questa possibilità. Probabilmente Stranieri era disattento, non si aspettava certamente questo tiro dalla lunga distanza, perché conoscendo la bravura del portiere dell'Euro Girifalco ci meravigliamo come possa aver fallito questa presa proprio chiarissima. Non era nemmeno un tiro addirittura determinante, decisivo, non era fortissimo, però Stranieri è stato colto di sorpresa, la palla gli è rimbalzata sulle braccia ed è finita alla sua sinistra in fondo al sacco per il vantaggio della squadra ospite, che adesso accarezza la possibilità
del ribaltamento della situazione e dei ruoli per quanto riguarda questo campionato. Attualmente è il San Pietro Apostolo che sarebbe certamente, diciamolo tra molte virgolette, perché ormai l'abbiamo ripetuto questo, questa situazione, sarebbe ammesso appunto in prima categoria. Certo che la vincente di questo playoff, sicuramente se poi dovesse capitare che non riesce ad essere ammessa in in prima categoria perché dovesse retrocedere una... Attenzione, qui Domenico con Ivi sbaglia un'occasione e purtroppo stiamo assistendo alla sagra degli errori, prima Stranieri e adesso con Ivi Domenico, che poteva davvero controllare meglio. Gino, sì, sicuramente per Stranieri è stato un vero e proprio infortunio, credo che il sole abbia influito non poco, non porta nessun berrettino, quindi non capisco perché, visto che il sole ora il Girifalco di nuovo in attacco, tiro di Ferraina che si perde di poco al lato e qualche secondo fa sì, Domenico Conidi ha alzato di poco sulla traversa un tiro che poteva avere una conclusione diversa e più vantaggiosa per l'Euro Girifalco. Quindi dicevamo, stavo concludendo questo discorso, la vincitrice di oggi, se non proprio non dovesse essere ammessa direttamente, certamente lo potrebbe essere attraverso quel criterio che viene chiamato dei ripescaggi, quando all'inizio di ogni campionato la Lega ammette la possibilità che ci possa essere dei ripescaggi. Attenzione, ancora il tiro di Quirino, ribattuto questa volta dal numero 2 Perri Natale, e però l'Euro Girifalco certamente non ci sta a perdere questa partita, si butta direttamente di nuovo in attacco, c'è adesso in attacco Randò, cross per il colpo di testa e il pareggio immediato, il pareggio dovrebbe essere Domenico Conidio o Leonardo Conidio, ecco il numero 9 dell'Euro Girifalco, e certamente non ci stava la squadra di Mimmo Giampà a subire questa inaspettata vantaggio esterno. Quindicesimo, quindi quasi sedicesimo, diciamo sedicesimo per l'onore della cronaca, quindi è durato appena 4 minuti il vantaggio del San Pietro Apostolo. La squadra di casa ha rimesso a posto tutte le situazioni, a posto diciamolo e ricordiamolo, perché il pareggio alla fine dei 90 o dei 120 minuti avvantaggerebbe proprio la squadra di casa per la posizione in classifica maturata alla fine del campionato. Grandissimo tifo da parte dei sostenitori dell'Euro Girifalco, davvero uno spettacolo immenso quello che stiamo vedendo e stiamo assistendo, un incessante e continuo rumoreggiare, battere di tamburi che consente ai propri beniamini certamente di sentire il calore di questi tifosi che davvero stanno portando in avanti la propria squadra. E ricordiamolo, l'abbiamo detto tante volte, Girifalco meriterebbe sicuramente una categoria superiore. Mister Riga, e allora due gol in 4 minuti, diciamo inaspettato quello del San Pietro Apostolo, meritato forse, però non ce ne vogliono gli amici ovviamente di San Pietro Apostolo, le dinamiche sono state queste. Sì, no, assolutamente, in un momento in cui la partita sembrava essere di predominio da parte dell'Euro, c'è stata questa uscita buona, diciamo, per quanto l'uscita dal fondo campo, poi c'è stata l'incertezza di Stranieri che non ha valutato bene, complice anche secondo me un po' il vento che... è il sole. È il sole sicuramente, però comunque una bellissima partita fino a questo momento, ben giocata, corretta, veramente ripeto una bella giornata di sport. È bello anche il gol di Leonardo Conidi. Il gol di Leonardo Conidi è stato veramente stupendo, un colpo di testa messo all'angolino sul cui il portiere non poteva fare assolutamente niente, quindi... un 1-2 micidiale, speriamo di vederne ancora di queste belle azioni e di vedere una partita bella e corretta fino alla fine.
E l'abbiamo detto tante volte, questa se non vado errato mi dà la conferma all'amico Gino, è la quarta volta che siamo qui a Girifalco, due per i due derby con la Bussolavis, l'altra partita con il Pianopoli, e quindi questa è la quarta volta, stavo dicendo, e abbiamo sempre visto questi tre giocatori davanti, anzi in un'occasione non avevano giocato e ci eravamo meravigliati come mister Giampa avesse tenuto in panchina Leonardo Conidi, però fatto sta che questi tre frombolieri davvero sono di categoria superiore. Sì, sicuramente fanno la differenza, sono coloro che fanno la differenza. Poi con Giampà dietro sicuramente la difesa è più sicura, a parte l'infortunio di stranieri, la partita l'aveva fatta fino a quel momento il Girifalco, che era andato un paio di volte alla conclusione, per quanto sbagliate, però era andata alla conclusione, e il San Pietro Apostolo ha reagito solo con delle ripartenze sulle quali però mi permetto di dire che il Girifalco deve stare attento, perché sono abbastanza pericolosi in questo senso gli ospiti. Certamente mister Cittadino, conoscendo la capacità di attacco dell'Euro Girifalco, sa come impostare la propria squadra, non può certamente scoprirsi, perché sennò quei tre davvero fanno male, e deve impostare tutta la partita di ripartenza. Sta tentando questi tiri dalla lunga distanza, poco fa ci aveva tentato il numero 9 Buso, però questa volta la palla era finita fuori. Adesso c'è un calcio di punizione a favore dell'Euro, la palla decentrata sulla destra della porta difesa da De Grazia, con Quirino appunto alla battuta. Vediamo, ci sono i due, la palla direttamente in porta, e poi è ancora Domenico Conidi, questa volta, che aveva tentato di ribattere a rete. C'era stato uno svirgolone da parte della difesa del San Pietro Apostolo, e la palla poi era finita sulla testa di Conidi, che però poi alla fine ha commesso fallo su Sasso, che è il giocatore, che è il numero 5, che è il difensore del centrale del San Pietro Apostolo. Nistico per quanto riguarda l'autore, poi oltretutto, del gol del San Pietro Apostolo. E ancora la squadra ospite che si porta in avanti, c'è un batte e ribatte al limite dell'area dell'Euro, ma poi è Mimmo Giampà che controlla il pallone, si porta la palla in avanti, cerca di vedere la disposizione dei propri compagni, ordina la ripartenza dalla fascia di sinistra, lo ascolta il proprio compagno, il numero 3 Chiarella, che la riporta indietro proprio da Giampà, che sta a controllare, guarda la disposizione appunto dei ragazzi, poi serve ancora sulla fascia di sinistra il giocatore numero 3 Chiarella. In avanti ancora per Ferraina, indietro per Chiarella la mette al centro, saltano a vuoto i difensori del San Pietro Apostolo, e poi riconquistano il pallone i giocatori dell'Euro Girifalco con Burdino, e mette al centro, poi esce in anticipo De Grazia e consente alla propria squadra di riconquistare il pallone. Quindi gioco manovrato quello dell'Euro Girifalco, ripartenze da parte del San Pietro Apostolo. Ma mi pare che sia questo il cliché della partita, d'altronde non poteva essere diversamente. Come dicevi giustamente poc'anzi, il San Pietro Apostolo non può fare l'errore di scoprirsi, anche se deve fare la partita per tentare di vincere la gara, però non può scoprirsi più di tanto di fronte ai tre frombolieri dell'Euro Girifalco, che possono punirla e possono colpire in qualsiasi momento della gara. È ancora un'occasione importante per la squadra di casa, con un calcio di punizione proprio dal limite dell'area, sempre appunto sul pallone il numero 11 Quirino, calcola la distanza della barriera ospite il direttore di gara, il signor Chiefalo di Catanzaro,
mi suggerisce Gino Comi, giustamente. Ah, ecco, proprio Giampa, lo specialista, chiaramente. In questo caso non si fa pregare due volte, Domenico. Attenzione, il tiro, anzi è un passaggio, era uno schema. E questa volta non è stato attento Domenico Coniri, che si è fatto quasi prendere all'improvviso, dall'improvvisata del proprio compagno, che aveva fatto uno schema bellissimo, lo aveva quasi messo da solo davanti alla porta di De Grazia. Poi c'è un fallo di mano adesso a centrocampo da parte di Palaia, e il calcio di punizione questa volta è a favore della squadra ospite in maglia biancorossa a strisce. Ancora Nisticò, Palaia ferma questa volta giustamente con il petto e scaraventa la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco che va ad operare il numero 2 del San Pietro Apostolo, però la palla non viene tenuta in campo, viene accompagnata nell'area di fuori, diciamo in out, e quindi riparte l'Euro Girifalco. Ancora Chiarella, all'indietro per Giampà. Giampà, vediamo se apre da questa parte, tutto libero Burdino da questa parte, preferisce servire invece Randò. Randò sempre sulla stessa fascia per il lancio di Burdino, fermato dall'intervento del numero 3 Tomaino del San Pietro Apostolo. E Burdino stesso con le mani a servire, ce ne sono due di Burdino, per adesso ci limitiamo a chiamarlo solo con il cognome. Se dovesse rientrare in campo anche l'altro Burdino lo segnaleremo Rocco, se non vado errato, con il numero 13, e questo è Leonardo con il numero 7. Palaia ancora per il numero 8 Vonella, che poi viene fermato, però il lancio ancora una volta per Leonardo Coniri, che non riesce a raggiungere il pallone che si perde sul fondo per la rimessa immediata da parte di De Grazia, che non fa respirare i propri compagni, riparte subito. Quindi anche questo dimostra come il San Pietro Apostolo, che d'altra parte deve vincere la partita se vuole andare avanti nella competizione, accelera i tempi. Ancora la palla messa in aria da parte di Ferraina, poi tre sono i giocatori a centrocampo che riescono a conquistare il pallone, e poi alla fine commette fallo proprio Quirino ai danni del difensore del San Pietro Apostolo, che consente all'arbitro di chiamare un calcio di punizione a favore della squadra allenata dal mister Cittadino. Battuto questo calcio di punizione in avanti, però viene fermato prima da Palaia, poi proseguito da Ferraina, sempre sulla fascia di destra, fa un grandissimo movimento, porta tantissimi palloni il numero 6 dell'Euro Girifalco su questa fascia. Poi Burdino dalla parte destra lancia in aria, non riesce ad arrivare sul pallone Domenico Coniri e la palla si perde tra le braccia di De Grazia. E ormai Gino, la canzone che, se non vado errato, è nata a Napoli, un giorno all'improvviso, sta diventando, diciamo, il light. Attenzione, c'è fuori gioco questa volta, dice il direttore di gara, sul possibile inserimento del numero 9 del San Pietro Apostolo, Buso, che viene fermato dal fischio dell'arbitro. Stavo dicendo, questa canzone che ormai è diventato il leitmotiv di tutte le tifoserie. Eh sì, d'altronde è un bel ritornello. Attenzione, scusami Quirino, c'è il gol! Il gol ancora di Leonardo Coniri, ribattuta
No, no, è assegnata, avevamo qualche dubbio. Gino mi diceva che probabilmente c'era qualche... No, io ho visto l'arbitro che subito aveva assegnato il gol, il tiro di Quirino, la ribattuta di De Grazia. 28esimo del primo tempo, ribaltato il risultato, l'Euro Girifalco si porta sul 2-1. Leonardo Conidi ancora una volta bravissimo, prontissimo a battere di testa in porta sulla ribattuta del portiere De Grazia. Protestano i giocatori del San Pietro Apostolo, probabilmente dai gesti che vedo da parte del numero 8 Nisticò, si riferiscono all'episodio di poco fa quando il giocatore è stato fermato in piena area di rigore dell'Euro Girifalco per fuorigioco. Non erano di questo avviso appunto i giocatori della squadra ospite, però da quello lì poi è nata la ripartenza dell'Euro Girifalco e il vantaggio di Leonardo Conidi. E qualche dubbio sul gol annullato al San Pietro io ce l'ho. Concretizzato quello che noi abbiamo detto finora in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto. E quel trio è terribile. È devastante. Se non riesci a frenarne l'impeto nei momenti giusti e nelle porzioni di campo giuste, poi ti puniscono inevitabilmente. E volevo sentire l'opinione di mister Riga, appunto, sia per quanto riguarda la posizione, lì non c'è stato, diciamo, gol annullato perché poi alla fine la palla non è che fosse andata in porta, ma era in condizione di poter battere il giocatore del San Pietro e sul vantaggio dell'Euro Girifalco. Allora, sono state due situazioni difficili per l'arbitro e qua un po' di rammarico ce l'ho anche per il fatto che anche in una partita importante come questa non si sia deciso di mandare comunque degli assistenti degli arbitri. Io credo che il fuorigioco ci fosse in quello del San Pietro, come non ci fosse in quello dell'Euro Girifalco, però voglio dire, due assistenti avrebbero aiutato sicuramente l'arbitro a decidere nel modo migliore. È un rammarico e un peccato. Comunque si conferma ancora il trio davanti dell'Euro Girifalco che fa veramente la differenza, e la posizione che stanno occupando molto larghi sia Domenico Conidi sia Quirino, tenuti apposta larghi dal loro mister Giampà, perché il San Pietro è molto chiuso dal punto di vista centrale e cercano di sfondare, di allargare il gioco. E vediamo di fatto le proiezioni di Ferrari da quella parte, Burdino da questa. Stanno cercando di sfruttare molto bene le fasce e effettivamente i risultati si stanno vedendo. Esatto, purtroppo mister Riga è a conoscenza della capacità dei frombolieri dell'Euro Girifalco, perché ricordiamolo, ha perso entrambi i derby con la squadra appunto di Giampà, però ovviamente essendo, si sa, si riconosce la superiorità, lo hanno sempre fatto al di là, diciamo, della rivalità tra virgolette poi tra cittadina, che poi rivalità non è, perché diversi giocatori hanno giocato nell'una e nell'altra squadra, diversi dirigenti sono stati con uno e con l'altra, quindi certamente alla fin fine ed è bello anche che riescono a festeggiare entrambi nello stesso momento, si spera quantomeno. Ecco, io non vorrei che forse con la nostra telecronaca, Gino, stiamo apparendo forse di parte, non lo siamo assolutamente, stiamo ribadendo soltanto quello che si sta verificando in campo. Noi siamo chiamati a fare i cronisti, a dire quello che il San Pietro Apostolo certamente non è la vittima sacrificale, che si dice, però tutti i favori del pronostico certamente erano a favore dell'Euro Girifalco. Ma l'ho detto all'inizio, nella presentazione della gara, ci sono in classifica, nella sessione regolare del campionato ci sono stati 9 punti di vantaggio. E c'è ed ora Quirino porta a 3 le reti nei confronti a favore del Girifalco, con una conclusione micidiale dal limite che ha sorpreso De Grazia, mandando il pallone ad infilarsi nell'angolino basso della porta difesa appunto dall'estremo difensore del San Pietro Apostolo. Quindi siamo
giunti al 32esimo del primo tempo e il Girifalco ha capovolto completamente le sorti della gara portandosi sul 3-1. D'altronde l'abbiamo ripetuto più volte, probabilmente vi staremo annoiando con questo ritornello, però quei tre lì davanti fanno la differenza in tutte le gare. Sì, effettivamente è così. L'importante è capire che l'Euro Girifalco, dopo aver subito quella mazzata che non è da poco, sai, in una finale playoff in casa, prendere un gol in quel modo potrebbe davvero stroncare le gambe o quantomeno evitare, fare sì che ci voglia un po' di tempo per riprendersi. Invece l'Euro Girifalco ci ha impiegato solo 4 minuti, è riuscito a pareggiare e negli altri 10-12 poi addirittura a raddoppiare e a triplicare, che significa la concentrazione, la voglia, la preparazione che hanno fatto Giampai e i suoi giocatori per questa partita, perché effettivamente non vogliono farsi sfuggire questo traguardo. Oltretutto ricordiamolo, l'Euro Girifalco è fermo già da una settimana, perché settimana scorsa hanno giocato soltanto la semifinale di playoff e i playout anche di andata di semifinale, pure anche lì. E certo c'è stato il tempo per quanto riguarda i giocatori in maglia verde di prepararsi ottimamente a questa partita. Ancora una volta l'Euro Girifalco in vantaggio, in attacco Quirino, ancora in avanti, questa volta non era Quirino, perché Quirino è venuto al centro, era Ferraina sempre dalla fascia di sinistra. Giampà ferma il pallone con tutta calma, classe ovviamente e intelligenza tattica, va a guardare la disposizione in campo dei propri compagni e senza affrettare o avere grossa frenesia riesce a far ripartire appunto la propria compagine. Ecco, ancora una volta apre scavalcando un giocatore di centrocampo che gli stava andando incontro, e Chiarella adesso sulla fascia di sinistra verso Ferraina, che non riesce a raggiungere il pallone perché viene anticipato da Perri, che mette la palla in fallo laterale. E poi bisogna dire di questo Euro Girifalco che riesce, come ci diceva Mister Riga giustamente, ad aprirsi sia a destra che a sinistra, lo sta facendo particolarmente a sinistra con la linea Chiarella, Ferraina, Quirino, che stanno davvero dominando su quella fascia, però ogni tanto c'è questo cambio improvviso, immediato dall'altra parte, che lascia un po' probabilmente anche perplessi i giocatori del San Pietro Apostolo. Esce ancora la squadra, ecco Giampà con il tiro dalla lunga distanza, poi riconquista il pallone, subisce fallo però l'arbitro non fischia e c'è fuori gioco. Attualmente adesso era un po' incerto, probabilmente ha voluto chiudere la diatriba l'arbitro in questo caso, perché sul 3-1 un fuorigioco dubbio si fischia sempre. Attenzione al numero 10 del Rotella Luigi del San Pietro Apostolo, che cerca di portare il pallone in avanti, ma non c'è una buona disposizione da parte dei propri compagni, erano tre tutti fermi sul limite dell'area, nessuno si era aperto e quindi c'era difficoltà anche ad essere serviti da parte del numero 10 appunto. Ancora sulla fascia di destra Burdino si appresta al cross, non c'è velocità per il tiro e ancora Rotella, anzi questa volta è Buso della... Ecco, vedete, hanno molta difficoltà i giocatori del San Pietro Gino a impostare l'azione. Tentano qualche lancio lungo e poi qualche palla messa nel centro, a differenza chiaramente del movimento e del gioco che stanno facendo quelli dell'Euro Girifalco, che quando si muovono sanno sempre trovare un proprio compagno pronto a ricevere. Sì, il 3-5-1 di il 3-4-3 di Giampà in pratica sta mettendo un po' in difficoltà la disposizione tattica del San Pietro Apostolo, che non riesce a trovare delle contromisure soprattutto a questi sganciamenti sulle fasce di Ferraina da una parte e di Burdino dall'altra, questi cambi repentini di gioco insomma
da una parte all'altra del campo, e poi la solidità a centrocampo assicurata sia da Chiarella sia da Palaia, che sono dei buoni incontristi. Ora c'è Buso che ha l'opportunità di calciare a rete e va in rete 38esimo. Al 38esimo del primo tempo. Il San Pietro Apostolo accorcia le distanze con Buso che ancora una volta sorprende il portiere, ma soprattutto sorprende la difesa, e questa è una sorpresa anche per noi, perché c'è stata poca attenzione da parte della difesa su questo lancio in verticale per Buso. Sì, ancora una volta una leggerezza, perché lo hanno lasciato davvero solo, nessuno è andato a chiuderlo, gli hanno consentito addirittura di tirare e di tirare a fil di palo di Stranieri, che stavolta davvero nulla poteva per entrare, per intervenire sul pallone. È davvero una leggerezza ancora in difesa, strano, perché di solito l'Euro Girifalco non fa di queste sciocchezze. Non vorremmo che il punteggio di queste concessioni, giustamente grazie a Gino, non vorremmo che il risultato, il 3-1 probabilmente, la posizione, il fatto che si sta arrivando alla fine del primo tempo, abbia un pochettino fatto scendere l'attenzione da parte dei giocatori di Mimmo Giappà, che secondo me certamente, ecco, questo è un altro esempio, Chiarella che non riesce a controllare il pallone, un pallone abbastanza facile, agevole, forse c'è anche un po' di vento come diceva mister Riga, però non più di tanto, perché non è che sono palloni che si possono perdere in questo modo. Vediamo adesso ancora il San Pietro Apostolo che cerca a questo punto di riportarsi in attacco, di chiudere il primo tempo magari a ridosso della porta di Stranieri. Il rilancio da parte di Perri, poi è Bonella verso Burdino, che però lascia a Domenico Conidi con l'esterno per Quirino, anzi sì, esatto, per Quirino, che aveva tentato di fare una giravolta. Ancora una volta Buso, attenzione, che potrebbe battere se dovesse riuscire ad arrivare prima di Giampà. Questa volta è stato bravo il numero 4 ad anticiparlo e a spostare il pallone verso il proprio portiere Stranieri. Rallenta le fasi di gioco Giampà, chiama in avanti Randò, lancio ancora in avanti, lungo a cercare, e c'è il fallo questa volta di Leonardo Conidi, che va ad abbracciarsi con Graziano e lo mette giù, e l'arbitro ordina il calcio di punizione. Quindi un bel primo tempo, siamo al 41esimo, 3-2 il risultato, davvero una gran bella finale di playoff, questa del girone D di seconda categoria. C'è il fallo adesso di Randò, mi pare, sì, va a protestare Palaia, forse è un po' il piede a martello, c'era, l'arbitro lo ha visto così, siamo un po' dubbiosi, però fatto sta che ci può stare, diciamo, ecco, queste sono cose che alla fin fine il fallo, il piede magari, anche se è arrivato un po' sul pallone, poi però era, diciamo, proteso, e quindi si può pensare che fosse un piede a martello. Vediamo Nistico sul pallone, giocatore numero 8 del San Pietro Apostolo, autore, anzi no, è il numero 4 mi pare, no, era il numero 8, chiedo scusa, era girato, quindi non l'avevo visto, l'autore del momentaneo vantaggio del San Pietro Apostolo, segnato al 12esimo appunto del primo tempo. Quindi stavo dicendo, un bel primo tempo, quantomeno ci stiamo divertendo con 5 gol. Sicuramente sì, e Fausto, ti volevo dire, no? Io l'avevo già notato in precedenza, il Girifalco però non deve fare l'errore di disunirsi e soprattutto di distrarsi, perché il San Pietro Apostolo con queste palle lunghe a scavalcare il centrocampo può metterla in difficoltà. Ecco, voglio sentire anche mister Riga su questa situazione, perché lui ha affrontato ovviamente nel campionato il San Pietro Apostolo. Attenzione ancora una volta il San Pietro, poi c'è la ribattuta da parte di Chiarella, doppio
rimpallo e libera l'Euro Girifalco con Vonella che cerca di andare verso Quirino. Attenzione, seguiamo questa azione dell'Euro Girifalco. Quirino si accentra, da verso Leonardo Conidi che questa volta però è al di là ed è in fuorigioco. Mister, stavo dicendo, lei che ha visto e conosce questo San Pietro Apostolo, come le sembra? Impostato come fa durante il campionato e questo essendo una finale in maniera diversa? No, no, è una squadra che si sta comportando come si è comportata bene durante tutto il campionato. Probabilmente l'Euro ha commesso l'errore di sedersi per qualche minuto e c'è stata una, diciamo, una cattiva lettura anche di Randò, soprattutto sul gol, perché si è fatto trovare a palla scoperta in una posizione non idonea per poter contrastare l'attaccante. Poi c'è stata un'altra piccola azione, quindi credo che mister Giampani negli spogliatoi comunque si farà sentire per riportare un po' di quella che è la giusta concentrazione nei giocatori. Comunque il San Pietro Apostolo naturalmente sta subendo un pochino, però si sta dimostrando che coi lanci lunghi può quantomeno mettere in difficoltà l'Euro Girifalco. Ha capito quantomeno che deve restare in partita, perché giustamente in queste partite con il sole, con questo vento che c'è e con il fatto che c'è giustamente una buona tensione, anche perché essendo una finale playoff tutto può succedere. Là, quello che sta cercando di fare proprio la squadra ospite è quella, e c'è riuscita anche attraverso due incertezze della difesa dell'Euro Girifalco. Ma fatto sta, come si dice, il risultato è quello che conta, la palla finisce in porta, è quello. Siamo 3-2 e chiaramente tutto ancora può succedere in questa finale. Attenzione ancora all'Euro Girifalco, Quirino viene anticipato, vediamo, sì, la rimessa in gioco a favore dell'Euro Girifalco con Ferraina. Ferraina con le mani a guardare il movimento dei propri compagni, esce Vonella, però poi è servito Quirino, ancora per Ferraina che rimane lì. Ancora palla in out, ancora indietro per Vonella. Vonella mette al centro, libera il numero 5 Sasso e la palla controllata da Giampà che riparte in velocità sulla faccia di sinistra, poi intelligentemente da quel giocatore esperto qual è si va a prendere un fallo, un calcio di punizione e fa respirare la propria squadra in attesa proprio che finisca questo primo tempo, che al mio cronometro è scaduto da 15 secondi. Vedremo se l'arbitro farà proseguire, pare di sì, non ho avuto contezza della segnalazione di un eventuale recupero. Probabilmente alla fine di questa azione il signor Chefalo di Catanzaro fischierà la fine del primo tempo. Vediamo De Grazia che cerca di ripartire immediatamente, velocemente, lo fa, apre per il numero 7 Rotella Davide, che però non riesce a servire il proprio compagno, e l'arbitro dopo appena un minuto di recupero dà il duplice fischio di fine del primo tempo. 3-2 per l'Euro Girifalco, una bella partita, ci stiamo divertendo, per fortuna è anche una bella giornata di sole, un po' ventilata, però tutto procede bene qui dallo stadio comunale di Girifalco, da dove Fausto Vrano vi dà appuntamento per il secondo tempo della gara tra l'Euro Girifalco e il San Pietro Apostolo, valevole per la finale playoff del girone D di seconda categoria. Le squadre si sono schierate in campo per il secondo tempo della finale playoff del girone D di seconda categoria. Il risultato alla fine dei primi 45 minuti vede l'Euro Girifalco in vantaggio per 3-2. Un risultato, diciamo tra virgolette, un po' anche a sorpresa, perché era stato proprio il San Pietro Apostolo che era passato in vantaggio al 12° del primo tempo con Nisticò, poi la squadra di casa era riuscita in pochi minuti a ribaltare tutta la situazione e a portarsi in vantaggio per 3-1.
sul finale del primo tempo il San Pietro Apostolo ha trovato il gol anche del 3-2, per cui tutta la partita ancora è in dubbio. Ricordiamolo, questa è una finale che prevede eventualmente, se alla fine dei tempi regolamentari ci dovesse essere il pareggio, prevede la disputa di due tempi supplementari, però non dei calci di rigore, perché se dovesse persistere il risultato di parità, poi ci sarebbe il vantaggio per l'Euro Girifalco della posizione in classifica alla fine della regular season, della stagione regolare, diciamolo in italiano, magari anche così è meglio, che ha visto la squadra di Mimmo Giampà classificarsi in seconda posizione e quindi avvantaggiata per quanto riguarda la vittoria di questa partita. Vittoria di questa partita che ancora una volta potrebbe significare promozione diretta, se alla fine del campionato in genere le due squadre vincenti, quella direttamente e quella attraverso i playoff, è previsto che dovrebbero salire, però se tutto è legato alla Serie D, alla retrocessione delle squadre calabresi dalla Serie D, nel caso in cui ci dovessero essere, attenzione, c'era il lancio da parte per il San Pietro Apostolo, Quirino, stavo dicendo, se dovessero essere tre le squadre calabresi a retrocedere dalla Serie D, addirittura tutto sarebbe vanificato e attenzione che guadagna la rimessa dal fondo dei grazie, si era un po' complicato la situazione, stavo dicendo, a quel punto bisognerebbe si avrebbe la vittoria platonica del playoff del campionato, però bisognerebbe poi aspettare settembre per i ripescaggi, per eventualmente andare in prima categoria. È quasi certo, sta avvenendo quasi sempre tutti gli anni, sappiamo che molte squadre poi alla fine non si iscrivono, quindi restano vacanti le posizioni, però Girifalco non potrebbe certamente festeggiare con certezza già da questa sera. Se invece dovesse capitare che sono solo due le squadre della attenzione che sbaglia questa volta De Grazia, poi sbaglia poi anche Domenico Conidi, che è stato un po' egoista, non ha aperto per Quirino, e stavo dicendo, quindi ormai sono discorsi che sapete, chi ci ha seguito per tutto il campionato nella nostra trasmissione Domenica Gol e anche attraverso queste telecronache che abbiamo fatto da tutti i campi in quest'annata, abbiamo sempre ribadito questa situazione. A me personalmente non sembra tanto giusto il fatto che un campionato venga deciso dalle sorti di altre squadre, però fatto sta che i numeri sono quelli, la Lega non può fare diversamente probabilmente, per cui deve legare la posizione, la possibilità delle squadre di salire o di scendere, perché c'è anche qualche problema, anche certe volte non in questo campionato ma anche in altri campionati, per le retrocessioni, legarlo alle sorti delle calabresi nei campionati maggiori. E allora è ripartito il secondo tempo, come dicevamo, e l'Euro Girifalco adesso ha questa opportunità con il calcio di punizione dal limite. Con me ancora per questo secondo tempo l'amico e collega Gino Comi, Pepe Rosano alla regia, ogni tanto sentiremo anche il parere e l'opinione del tecnico della Bussolavis Pasquale Riga, che è stato qui con noi vicino, che ringraziamo per la sua presenza. Gino, allora vediamo questo calcio di punizione, poi ti passo il microfono per il tuo commento a questo inizio di ripresa. Sono erano 3-5 uomini in barriera per il San Pietro Apostolo. De Grazia chiama la posizione, fa spostare i suoi compagni, l'ultimo uomo in barriera è Nisticò, l'autore del primo gol. Quirino sulla palla, vedremo il calcio del numero 11, a giro, si alza però la palla, e probabilmente anche perché è non a favore di vento, ma è a favore di vento, perché il vento proprio soffia da quella parte, verso la porta di De Grazia, la palla si alza sopra la traversa. Gino, a te. Sì, da queste prime battute ho visto un San Pietro Apostolo un tantino più propositivo, non votato unicamente a controllare la gara e poi a ripartire, ma a proporre qualcosa di importante in attacco.
Ripeto ancora, la difesa del Girifalco deve stare molto attenta a queste, soprattutto ai tagli in area dei suoi attaccanti di Buso, su questi lanci laterali del centrocampo degli ospiti. Il Girifalco sicuramente ha un'organizzazione sicuramente maggiore, però è innegabile che devono stare attenti in difesa e non fare incorrere negli svarioni in cui sono incorsi durante il primo tempo, che hanno consentito al San Pietro Apostolo di siglare due reti. E continuano gli svarioni. Una volta è stato il giocatore dell'Euro Girifalco a sbagliare il controllo e a consentire il rientro da parte di Perri, poi lo stesso Perri invece ha messo in calcio d'angolo. Attenzione ancora a Quirino, il tiro però si apre. Oggi mi sembra un po' egoista Quirino, non so perché, stranamente non cerca il dialogo con gli altri compagni, come d'altra parte era successo un pochettino nel primo tempo. Adesso all'inizio di ripresa sembra che voglia trovare il suo secondo gol. Sì, è un po' la caratteristica di questo inizio di secondo tempo degli tre attaccanti dell'Euro Girifalco. Prima è stato Domenico Conidi ad essere un tantino egoista e a non imbeccare il fratello che poteva involarsi verso De Grazia, e ora Quirino che ha effettuato questo tiro sbilenco che è andato addirittura in fallo. Attenzione! Attenzione al tiro dalla lunghissima distanza del numero 10 Rotella Luigi, che sorvola la traversa di Stranieri, che però questa volta dava la dimostrazione di essere in traiettoria. Mi sembra che le due squadre ad inizio di secondo tempo stiano cercando, mister Riga, stiano cercando particolarmente il tiro dalla lunga distanza. Sì, stanno cercando l'episodio, nel senso stanno cercando di non sbilanciarsi per non compromettere la partita, tirando come in questo ultimo caso. È stato veramente un bel gesto tecnico, anche se Stranieri mi sembrava sulla traiettoria, quindi in grado di fare la parata. Sì, effettivamente è così, le due squadre si stanno adesso un po' studiando, cercando di non scoprirsi e cercando le soluzioni personali più che corali, diciamo. Ecco ancora il San Pietro Apostolo con il numero 4 Graziano apre per il proprio compagno Perri, ancora lo stesso Perri cerca di servire il numero 11 Maruca, ma poi riconquista il pallone la squadra di casa e Giampà con il numero 4 che controlla il pallone, lo serve sulla fascia di destra per Burdino, che non riesce questa volta a controllare il pallone. La palla arriva ancora in aria ed è bravo questa volta Randò a liberarsi degli avversari, apre tutto verso il Stantuffo Ferraina, che ha fatto la fascia di sinistra per tutto il primo tempo, lo continua a fare anche nel secondo tempo. Esso Quirino mette al centro, però la palla va a sbattere sul palo esterno e poi si perde in fallo di fondo. Giustamente mi faceva notare mister Riga come è cambiata la posizione di Conidi. Esattamente, attenzione ancora a Vonella che viene controllato, Ferraina alza la palla, poi è il numero 7 Rotella e commettono fallo sia Palaia che Ferraina nei confronti del numero 7. Sì, effettivamente da parte di mister Giampà c'è stato un cambio, c'è un arretramento di Conidi del numero 9, se non vado errato, esatto, Leonardo, che è tornato quasi sulla linea della difesa, mi pare che sia diventato il quarto della linea difesa, con un
più probabile 4-4-2, credo che sia, difatti vedo Bordino da quella parte, poi i centrali sono a sinistra, c'è sempre Ferrari, nei centrali sono Palaia ed è il numero 2 che è venuto, Randò, che è venuto sulla linea di centrocampo, mentre dietro è andato Leonardo Conidi con Chiarella a sinistra e sulla fascia di destra dovrebbe essere andato, se non vado errato, vediamo di vedere la disposizione proprio degli uomini in campo. Comunque si riprende con un palo laterale, una rimessa con le mani, sempre a favore di Natale Perri. Lancio con le mani, petto, è sempre Natale Perri a mettere al centro. Ed è Bordino che controlla e che il pallone finisca fuori. Eccolo proprio il numero 9 dell'Eurogiri Falco che rilancia. Ancora il San Pietro Apostolo, questa volta adesso è con un'azione più manovrata. E Palaia ne esce fuori, poi però non riescono a servire i propri compagni in attacco e il giocatore del San Pietro, esce benissimo Mimmo Giampà, in avanti per Ferraina. Ferraina porta il pallone sulla fascia di sinistra per Quirino, che salta un uomo, ne salta due, ne salta tre, poi serve ancora Quirino, Ferraina, chiedo scusa, che viene toccato sul piede, non è dell'avviso del calcio di punizione il signor Chiefalo di Catanzaro, e poi l'apre la giocata il numero 7 Rotella Davide per il San Pietro Apostolo. La palla finisce in fallo laterale. Conidi, Giampà, apre per il proprio compagno che però viene toccato nel momento in cui rilanciava il pallone dal numero 11 Maruca, che chiede scusa, scambio di fair play tra i due giocatori, tra Giampà e Maruca, la palla deve essere battuta da dentro l'area di rigore. Quindi Gino, stavamo notando con mister Riga come il Girifalco ha cambiato disposizione in campo, un 4-4-2. Sì, anche perché... addirittura un 3-5-2 quasi. Sì, sì. Anche perché il San Pietro Apostolo, sto notando che ha un po' alzato il baricentro del proprio gioco, d'altronde non può fare diversamente se vuole capovolgere completamente le sorti di questa gara. E il Girifalco deve stare un tantino attento, anche se vedo che entrambe le squadre sono un po' provate fisicamente, anche perché c'è abbastanza caldo, benché ci sia un po' di vento che rinfresca un po' l'aria, però sai, giocare in campo è sempre un'altra cosa. Calcio di punizione adesso per l'Euro Girifalco, quindi Conidi questa volta ha lasciato la posizione difensiva, si è portato in avanti, la battuta, attenzione, c'è il tiro a colpo di testa di Ferraina, se non vado errato, sì, era il numero 6 dell'Euro Girifalco che ha mandato la palla di testa tra le braccia di De Grazia, e il fallo, la battuta era stata come sempre da parte di Giampà. Adesso c'è un fallo da parte dell'Euro Girifalco ai danni del giocatore del San Pietro Apostolo, il numero 7. C'è un po' di discussione a centrocampo per questo fallo, chiedono scusa i giocatori dell'Euro Girifalco, vabbè, si chiariscono tutti quanti, continua a parlare il capitano della squadra di casa con il direttore di gara. Palaia certamente vuole farsi sentire perché c'è stato questo fallo, l'arbitro non vuole farsi sfuggire di mano
la partita. Fino adesso è stata correttissima, non ci sono stati problemi, soltanto qualche fallo di gioco certamente, e adesso bisogna davvero cercare di rasserenare gli animi e continuare a giocare in tutta serenità e tranquillità. La battuta del calcio di punizione, un San Pietro Apostolo che si è portato tutto a ridosso dell'area di rigore dell'Euro Girifalco, il rinvio da parte di Palaia, poi la rimessa ancora Palaia al rinvio, poi c'è un giocatore a terra, l'arbitro fischia immediatamente perché probabilmente c'è stato un colpo alla testa, in questi casi bisogna immediatamente intervenire, fa bene l'arbitro a fermare il gioco e a consentire al giocatore del San Pietro Apostolo di rimettersi in sesto, per fortuna nulla di grave, alla fin fine tutto finisce bene e nulla di grave per, appunto, per il giocatore del San Pietro Apostolo, si trattava del numero 3 Tomaino, che si era portato in attacco per cercare di raccogliere questo lancio dal colpo di testa dei propri compagni. Giampa, Chiarella sulla fascia di sinistra, questa volta scavalca il pallone Quirino, viene ribattuto ancora Giampà di testa, dall'altra parte si gioca un po' a rimpiattino, a tamburello, poi è bravo il numero 2 Randò che è stato chiamato più a centrocampo da parte di Giampà. Attenzione al tiro da parte di Quirino dalla lunga distanza, quindi dicevamo con Riga che è stato cambiato il sistema, mi pare più un 3-5-2 mister con Idi, Giampà e Chiarella qui sulla fascia di sinistra e me sulla fascia in fondo, e poi Burdino e Randò da quella parte, Palaia, Vonella e Ferraina da questa parte. Da questa parte sì, è cambiato, mister Giampà ha voluto coprirsi in difesa con Leonardo Conidi, che è molto abile nei colpi di testa e poi è molto veloce, per cui ha preferito sistemare meglio un po' tatticamente la squadra per mantenere il vantaggio che ha. C'è stata una sostituzione, se non vado errato, oppure è rientrato il giocatore che era uscito per infortunio, adesso verificheremo, no, forse no, era solo il giocatore che è rientrato. Quirino ancora una volta, il lancio per Domenico Conidi che stavolta mette giù e sbaglia a ridosso della porta la conclusione, una conclusione non diciamo facile perché era in allungo, però aveva la porta spalancata, era uscito De Grazia, gli aveva aperto lo specchio. 18° del secondo tempo, quindi possibilità per il 4-2 da parte di Domenico Conidi, poi questa volta è Randò che strappa la palla dai piedi dei giocatori del San Pietro, ma Burdino si fa fermare alla rimessa con le mani a favore sempre dei giocatori in maglia verde. L'arbitro l'assegna alla San Pietro Apostolo. Un'occasione importante questa, perché poteva davvero chiudere la partita. Sì, in effetti, però era una conclusione un po' difficile per Domenico Conidi, che stava per essere recuperato dal difensore centrale avversario, per cui ha dovuto allungare e anticipare la conclusione sul portiere in uscita e il pallone si è perso di poco al lato. Adesso c'è ancora un giocatore a terra, dovrebbe trattarsi di un giocatore dell'Euro Girifalco, mi pare si tratti o di Randò. Non riusciamo a vedere il numero, comunque sembra che sia in condizioni certamente di rialzarsi, di giocare, di riprendere la posizione in campo. Sì, era il numero 2 Randò effettivamente, e quindi un calcio di punizione a favore dell'Euro Girifalco. Sul pallone, come sempre e come su tutti i calci di punizione, il numero 4, giocatore dell'Euro Girifalco e allenatore appunto dell'Euro Girifalco, Domenico Giampà, che abbiamo avuto il piacere anche di averlo ospite nei nostri studi in occasione di una delle domeniche gol. E come ci diceva all'inizio del collegamento e della
telecronaca all'amico Gino, probabilmente lascerà quest'anno per andare a fare il corso di allenatore a Coverciano e quindi partire da qui e avere nuove prospettive per il futuro, no? Sappiamo se poi giustamente vorrà dare ancora una mano al suo paese, alla sua cittadina per proseguire anche, speriamo, come si dice in questi casi, in prima categoria e quindi poi vedere come si potrà sviluppare la sua nuova operazione, la sua nuova avventura come allenatore diciamo di categoria. Per la quale facciamo l'in bocca al lupo, il grosso in bocca al lupo a Domenico Giampà, che anche in veste di allenatore possa ripercorrere in pratica la carriera importante che ha fatto anche come calciatore di Serie A, insomma. E adesso Domenico, anzi Leonardo Conidi si è dimostrato anche capace di piedi buoni perché è riuscito a liberarsi dei due giocatori del San Pietro. C'è il lancio in avanti, Chiarella controlla, sbilancia giocatore del San Pietro, poi Ferraina, vediamo se riesce a tenere il pallone, sì lo fa, lancia lungo, però troppo lungo, troppo su De Grazia che si impossessa del pallone e si appresta al rinvio. 21 minuti e 30 secondi nella ripresa, sempre 3-2 tra Euro Girifalco e San Pietro Apostolo, per questa che ricordiamolo ancora una volta è la finale playoff del girone D di seconda categoria. Girone D che vive ancora solo e unicamente su questa partita perché è l'ultima della stagione, perché anche ieri c'è stata la conclusione sempre qui a Girifalco, si scontrano due giocatori dell'Euro Girifalco che poi vanno a commettere fallo sul numero 6 Bruni, che in maniera veemente va a cercare la munizione per Ferraina o per gli avversari per il fallo subito. Non è di questo avviso il direttore di gara, dicevamo che la conclusione di questo campionato ha vissuto anche ieri un epilogo qui sempre sul campo di Girifalco, il play out tra la Bussolavis e il Polisportiva Belmonte, ha avuto la meglio della squadra di casa proprio di mister Riga che stiamo avendo qui con noi, per cui la squadra si è salvata ed è riuscita a rimanere in questa seconda categoria. Ed è Maruca che lancia in avanti, adesso ha certamente accentuato e portato più in avanti la propria disposizione degli uomini in campo, i giocatori mister cittadino della San Pietro Apostolo, certo non c'è nulla da chiedere, nulla da aspettarsi se non quella di cercare quantomeno non solo di arrivare al pareggio ma addirittura di vincerla questa partita, perché il pareggio a lungo andare gioca a favore della squadra di casa. Sono un po' nervosi in questo secondo tempo i giocatori del San Pietro, forse si stanno vedendo sfuggire l'obiettivo e quindi c'è un minimo di nervosismo. Sì, in effetti da qualche minuto ci sono degli scontri un tantino più feroci tra i giocatori delle due squadre. Certamente la tenuta fisica sta venendo un po' meno e forse la lucidità è ancora inferiore, per cui ci sono degli scontri, ma sono scontri normalissimi di gioco, che praticamente in una partita che finora è stata correttissima nonostante la posta in palio in gioco. Sì, io più che agli scontri giustamente mi riferivo certamente al nervosismo che sta prendendo qualche giocatore, alle proteste un pochettino fuori luogo certe volte. Attenzione che c'è l'Euro Girifalco che va in avanti con Quirino, che riesce a recuperare il pallone dopo il passaggio di Vonella, ancora Quirino, ancora il tiro in porta e il gol questa volta è De Grazia, che commette una leggerezza, non si 25esimo del secondo tempo, non si aspettava probabilmente il tiro
dalla lunghissima distanza del numero 11 e quindi doppietta anche per il numero 11, appunto Quirino. Dopo la doppietta di Leonardo Conidi, adesso c'è stata la doppietta di Quirino e questa volta mister Riga, questa volta c'è stato un po' la leggerezza da parte di Grazia, che diciamo che come stranieri non ci aspettavo questo tiro da lunga distanza. Sì, forse non conosce le qualità di Quirino, che anche da fermo riesce a fare dei tiri veramente importanti, e sicuramente De Grazia non se lo aspettava, e quando ha provato a fare la parata ormai era troppo tardi, la palla già è stato un gol importante, la palla è già entrata in rete ormai. Sì. Effettivamente, però Quirino aveva dimostrato anche prima che era capace di battere a rete dalla lunga distanza, è capace di farlo ovviamente in qualsiasi modo. Questa volta De Grazia davvero è stato preso in contropiede e si è buttato all'ultimo minuto, e quindi il 4-2 che adesso mette più in sicurezza l'Euro Girifalco per questa partita. Siamo già al 26esimo del secondo tempo, mancano 19 minuti più l'eventuale recupero per questo playoff, questa finale playoff. Certo che è una mazzata, Gino, per il San Pietro, che aveva un pochettino alzato il suo baricentro nel secondo tempo e ora deve tentare il tutto per tutto, ma credo che ormai vorrebbero tre gol, ci vogliono credo che sia impossibile segnare tre gol all'Euro Girifalco, a meno che l'Euro Girifalco non impazzisca i crolli clamorosi improvvisamente, quindi oltretutto deve stare attenta a non scoprirsi troppo e prendere eventualmente qualche altro gol. Però credo che la rete di Quirino abbia chiuso la gara e la partita, insomma. Siamo troppo anziani, con i capelli bianchi, troppo esperti per dirlo questo, caro Gino, perché io ancora non mi sbilancio, perché ormai ne ho visto di cotte e di crude in tutti questi anni nei campi. Certamente i tifosi dell'Euro Girifalco sono autorizzati a toccare tutto quello che vogliono, però non si può mai dire che una partita è finita fin quando non c'è ovviamente la chiusura. Certo che c'è un buon vantaggio adesso, come dicevo giustamente prima, il San Pietro Apostolo dovrebbe segnare ben tre gol, perché ancora una volta, lo ricordiamo all'ennesima volta, non ce ne vogliono i nostri telespettatori se siamo ripetitivi, però il pareggio sarebbe a favore della squadra di casa, che ha chiuso meglio la stagione generale. Ancora Ferraina, davvero? Io sono bravi i giocatori di attacco, sono bravi Quirino, è bravo Quirino, è bravo Leonardo Conidi e il fratello Domenico, però quello che ho visto fare oggi da Ferraina è stata davvero una grandissima partita, un giocatore che ha portato pallone su pallone sulla fascia di sinistra, e questa linea di attacco che ha fatto sulla propria fascia di sinistra tra Chiarella, Ferraina e Quirino è stata davvero molto ma molto importante. Adesso si sbilanciano i tifosi chiaramente dell'Euro Girifalco, stanno vita anche ai fumogeni, danno vita anche alle bandiere, qualcuno chiaramente impalla la nostra telecronaca, la nostra telecamera. Noi chiediamo scusa, certamente, però ovviamente la festa è qui, come si dice in questi casi, e quindi il nostro buon Pepe Rosarò deve farcene una ragione, perché i tifosi devono festeggiare. Eccoli che li riprende giustamente e ci fa vedere uno spicchio di quella che è la tribuna del campo dell'Euro Girifalco. Vediamo che cosa sta succedendo, c'è stata una discussione a centrocampo, non abbiamo capito cosa fosse successo, l'arbitro prende il pallone in mano, probabilmente lo scodellerà per la ripresa del gioco, perché aveva fermato, perché c'era qualcuno che aveva subito qualche colpo, che cosa era successo. Adesso riparte l'Euro Girifalco, è entrato qualcuno in campo forse. E allora c'è stata un'interruzione, perché
Non abbiamo capito che ecco, è entrato qualcuno in campo come sostituzione. Io avevo capito che fosse entrato qualche tifoso in campo, non è così, no. Era una sostituzione. Adesso il collega Gino Comi ci dirà chi è entrato e al posto di chi. È entrato Sacco, il numero 18. Ferrain al rinvio, al Schiarella al rinvio. Ancora il San Pietro alla ricerca del gol che potrebbe riaprire quantomeno la partita. Siamo ormai, diciamo, al trentesimo e 30 secondi, quindi ancora 15 minuti per questa gara. Per la fine, poi Bonella commette fallo, viene fischiato il calcio di punizione a favore del San Pietro Apostolo, il fallo sul numero 7, Davide Rotella. E sul pallone si porta ancora una volta Bruni al calcio, poco fa aveva battuto verso la porta di stranieri e la palla aveva sorvolato di poco la traversa, adesso questa volta credo che metterà per un colpo di testa di un proprio compagno, batte, parte Bruni, la palla però si ferma al limite dell'area e Domenico Conidi la controlla, cerca di liberarsi e apre verso Quirino che è in posizione regolare, parte da quest'altra parte, ancora Domenico Conidi, batte e la palla questa volta si alza di pochissimo. Non hanno tentato l'1-2 con Randò che si era proiettato sulla fascia di sinistra, ha preferito servire il cosiddetto gemello del gol, Domenico Conidi, che ha battuto di sinistro, la palla si è alzata di poco sopra alla traversa. Siamo esattamente al 32esimo del secondo tempo. Quindi Giampà ancora una volta alla rinvio, liscia questa volta il giocatore del San Pietro Apostolo, un po' sfiduciati anche gli uomini di Cittadino adesso, perché davvero diventerebbe un miracolo quello di poter segnare tre gol in 15 minuti. Attenzione che però questa volta è proprio il numero 18 che si porta il pallone in avanti e Stranieri se ne impossessa e mette in movimento Ferraina. Gino Sacco al posto di Rotella Luigi. E allora è uscito il numero 10 ed è entrato il numero 18, quindi Ferraina ancora una volta sulla fascia di sinistra, Randò, anzi no, Palaia, Quirino, Ferraina meriterebbe davvero l'azione importante, questo numero 6 oggi davvero straordinario. E c'è un'altra sostituzione, vediamo questa volta da parte dell'Euro Girifalco, vediamo chi entra, entra il numero 15, Saint-Thierry, ed esce il numero 8, Bonella probabilmente, sì. Cazzo. La fascia di capitano va... Anzi no, esce Palaia, ecco il capitano, giustamente mi meravigliavo come la fascia la desse Bonella, ma Bonella l'ha presa da Palaia e l'ha portata a Stranieri al 34esimo del secondo tempo. Il nostro collega e amico Gino lo continua a chiamare Thierry per nome. Mi pare che, se non vado errato, il nome fosse... Vediamo il tentativo da parte di Luigi Rotella, Davide Rotella. Quello che è entrato sicuramente. No, signore.
con il numero 15, allora è Signorello, non Thierry. C'è stato un piccolo refuso nella numerazione nostra e quindi è Signorello con il numero 15 per l'Euro Giri Falco. C'è ancora un uomo a terra per il San Pietro Apostolo, chiaramente adesso c'è stanchezza, siamo alla fine di una lunga stagione, anche se ricordiamolo in seconda categoria sono meno giornate rispetto a quelle degli altri campionati, essendo solo 13 giornate tra l'andata e il ritorno, quindi 26, 4 in meno rispetto ai campionati a 16 squadre. Dovrebbe uscire proprio Randò con il numero 2 ed entra, vediamo chi entra adesso in questo momento, il numero 14, dovrebbe trattarsi di Rocco Burdino, se non vado errato, sì, dovrebbe essere proprio lui che conquista subito il pallone, lo riperde, poi c'è un batti e ribatti lì, non se ne esce fuori, poi alla fine il San Pietro cerca di tirare verso la porta dei stranieri, la palla si alza sopra la traversa e questi sono i tiri dalla lunga distanza che stanno cercando di far vedere i giocatori del San Pietro Apostolo. Con due di questi sono riusciti a ottenere i due gol che hanno portato la compagine di Cittadino sul 4-2. Adesso ancora una volta vediamo Burdino Rocco che cerca di rilanciare in avanti, stavolta era l'altro Burdino che adesso si è accentrato al posto che è uscito Randò. Vittorio Mazzi, contemporaneamente. Quindi un'altra sostituzione anche per quanto riguarda il San Pietro, è entrato Vittorio Mazza al posto di Perri Natale che è del numero 2. Quindi ancora Quirino, vediamo verso il numero 15 Signorello, è tutto solo in aria, però forse ha fatto bene perché probabilmente era in fuorigioco Domenico Conidi e quindi la palla è stata conquistata dai giocatori del San Pietro. Ancora il numero 3, questa volta Tomaino sulla fascia di sinistra, poi per Nisticò in avanti, guarda la disposizione dei propri compagni, cerca di servire il numero 11, vediamo 18, ecco il numero 18, quel Sacco, quello che è appena entrato, no, è Murà che è il numero 11, scusate, tiro dalla lunga distanza, poi Ferrain cerca di ribattere, ancora una volta il San Pietro che è un tiro ancora dalla lunga distanza, esce questa volta Stranieri di pugno, non consente all'avversario di prendere il pallone e di poter battere a rete. Ancora Rotella al centro, di testa esce il Euro Giri Falco, Domenico Conidi, sono quattro giocatori però che questa volta non riescono a servirsi ottimamente per potersi involare, però poi è Burdino che conquista il pallone, adesso sono tre davanti alla porta, vediamo Burdino cosa riesce a fare, Quirino è 5-2 e questa è una classica azione di contropiede, la classica azione della squadra che è in vantaggio e la classica azione della squadra che purtroppo deve proiettarsi in avanti per cercare di rimettere in discussione la partita, perdono la palla, 39esimo del secondo tempo e quindi Burdino si porta il pallone a casa anche di questa partita, terzo gol per il numero 11 dell'Euro Giri Falco e adesso la partita può proseguire certamente con i cambi finali, ha esultato tutta la panchina Michele Cristoforo che noi fino adesso non abbiamo nemmeno nominato, oggi in panchina ovviamente come secondo, lui lo definisce così, ma anzi come tutto fare della squadra proprio di casa che ha esultato insieme alla sua panchina, ha fatto in maniera tale che
tutto quanto possa essere gestito nella maniera migliore. Vediamo se c'è qualche cosa, probabilmente l'arbitro chiede il pallone, lo dà al giocatore del San Pietro Apostolo. Siamo al 40° ormai di questo secondo tempo. Il gol da parte di Quirino ha rasserenato ancora una volta, ancora di più gli animi. Siamo 5-2 certamente, e quindi la capacità da parte dell'Euro Girifalco di chiudere questa partita in maniera vittoriosa. Ultima sostituzione, è uscito Davide Rotella ed è entrato il Vittorio Perri, l'altro, il numero 15 per il San Pietro Apostolo. E attenzione che adesso il San Pietro rischia l'imbarcata, perché il San Pietro cerca di sbilanciarsi, ormai non è più nelle condizioni. Allora siamo quindi giunti quasi alla fine di questa partita, non ci saranno tempi supplementari. Io volevo soltanto chiedere a mister Riga un giudizio complessivo. Credo che sia alla fin fine una vittoria strameritata. Sì, sicuramente la vittoria è strameritata. E l'Euro se l'è giocata fino alla fine con il Pianopoli, che ha avuto quel quid in più soprattutto all'inizio del campionato, ha accumulato un piccolo vantaggio che poi ha mantenuto, ma l'Euro ha strameritato questa vittoria, dimostrando delle qualità tecniche ma anche di squadra, soprattutto dopo l'arrivo di mister Giampà, non indifferenti. E mister Riga l'anno prossimo? Mister Riga, per adesso ci godiamo il riposo e poi vedremo che cosa potremo fare. Intanto voglio ringraziare tutti i ragazzi che ieri hanno veramente messo il cuore in campo, come si dice, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi a inizio campionato. E attenzione che addirittura c'era Giampà che stava per cogliere il gol personale, la palla è finita sul palo. Grazie mister Riga, in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. E le auguro che possa davvero ottenere dei bellissimi risultati. Allora Gino, Giampà stava cercando di vediamo chi esce, e esce proprio lui, la standing ovation ovviamente è per il giocatore che ha portato l'Euro Girifalco alla vittoria di questo campionato attraverso i playoff. L'augurio è che possa davvero servire. Io oggi non ho avuto l'opportunità nemmeno di poter seguire i risultati che stanno maturando sugli altri campi e quindi non so com'è la situazione in Serie D, però un fatto è certo: il campionato l'Euro Girifalco lo ha stravinto attraverso i playoff, quindi poteva anche non fare la finale, l'ha voluta fare, è stato costretto a farlo perché non aveva più 10 punti, e adesso oggi ha ottenuto questa bella vittoria con il San Pietro Apostolo, che diciamo si è comportato bene per il primo tempo, è riuscito a rimanere in partita per quanto riguarda la prima frazione di gara, anche se con due disattenzioni proprio della squadra di casa, però fatto sta che fino a metà ripresa la squadra di mister Cittadino ha tentato di riportarsi, di rimanere in gara. Poi i gol finali di Quirino hanno portato l'Euro Girifalco a questa vittoria, che significa vittoria appunto dei playoff. Quindi un 5-2 finale. Adesso si sta preparando la festa qui sulle tribune, indaffaratissimo Michele Cristoforo con le bottiglie ovviamente per festeggiare la vittoria dei playoff, e si ci spera, ci si augura che ci sia promozione diretta senza dover aspettare settembre per gli eventuali ripescaggi. E allora 44°, vediamo se l'arbitro vorrà continuare questa gara. Credo che non ce ne siano più le condizioni, un 5-2 che la dice lunga ormai sull'andamento della gara, non è possibile assolutamente
pronosticare nessun miracolo da questo punto. Oggi, adesso ci sbilanciamo anche noi, prima l'aveva fatto il nostro collega e amico Gino Comi, adesso lo possiamo fare anche noi, anche se ne abbiamo visti tutti i colori, questa ancora non l'abbiamo vista. Subire 4 gol in 2 minuti non credo che possa più succedere. E allora concludiamo con questo commento dal campo dell'Euro Girifalco, da Girifalco, doppia festa, ieri avevamo detto la Bussolavis, oggi l'Euro Girifalco, e quindi tutti stanno preparandosi per andare ad accogliere i propri beniamini ai bordi del campo. Vediamo se ci sarà la pacifica invasione di campo oppure se invece ci festeggerà dagli spalti, e allora ancora qualche forza vuole ancora allungare la corsa Domenico Conidi. Poi alla fin fine si ferma ai crampi, perché questo ulteriore ultimo sprint poteva anche evitarselo. Allora Gino, in conclusione. In conclusione, l'Euro Girifalco ha meritato naturalmente in questa partita, ma anche per quello che è stato il suo campionato nel corso della stagione, ripetiamo, avrebbe potuto conseguire l'eventuale promozione già direttamente se avesse mantenuto i 10 punti di stacco che in un certo momento della stagione c'erano, e ha dovuto fare questa finale di playoff, però chiaramente per il San Pietro Apostolo non c'è stato nulla da fare, anche se bisogna fare i complimenti anche al San Pietro Apostolo per la stagione che ha disputato e per questa partita che ha onorato alla grande. Bene, allora siamo ai cosiddetti titoli di coda per questo campionato, qui finisce in pratica la seconda categoria, però per quest'anno, per il 2016-2017, un campionato abbastanza importante, diciamo che è stato lottato, ha avuto delle situazioni, delle vicissitudini anche particolari, speriamo che tutto alla fin fine possa tornare nelle situazioni, nell'alveo della normalità. Qualche situazione non ci è piaciuta, però non, chiaramente non ci riferiamo né all'Euro Girifalco né al San Pietro Apostolo, ma in generale al campionato, a qualche partita che probabilmente potevamo risparmiarci, ma alla fin fine diciamo che è il calcio quello che ha la meglio, i risultati, i valori in campo vengono sempre rispecchiati. Ci sono le retrocessioni di Nuova Valle e Polisportiva Belmonte, la promozione di Pianopoli, certa speranza quella per l'Euro Girifalco, e quindi un campionato che alla fin fine sarà ricordato appunto dalla cittadina di Girifalco come una possibile ritorno in un campionato che si era avuto alcuni anni fa e che adesso può certamente tornare. Io ho sempre detto che questo pubblico meriterebbe qualcosa di più, vediamo se avranno la capacità di fare un'unica società o se questa società riuscirà ancora una volta a formarsi in maniera tale da ottenere qualche campionato superiore. Certo che una promozione qui a Girifalco ci starebbe assolutamente bene, e credo che questo possa essere l'augurio per questa straordinaria cittadina, per questo straordinario pubblico e per questo, ricordiamo, straordinario impianto che davvero sta portando la voglia del calcio di questa città. I colori bianco amaranti adesso sventolano, oggi c'è stata la bandiera verde, è stata probabilmente una scelta, non so come mai, in genere si gioca con l'amaranto, col bianco amaranto, oggi però i colori sono questi, adesso le bandiere stanno preparandosi a sventolare, veramente lo hanno fatto per tutta la gara. L'arbitro sta continuando, non ho capito cosa aspetta, sono 4 minuti di recupero, già 5-2, il signor Chiefalo di Catanzaro, che poi d'altra parte ricorda, ha arbitrato bene, non ha avuto grossi problemi, non c'è stata nessuna grossa rimostranza, forse quel fuorigioco che protestavano i giocatori del San Pietro Apostolo, ma nulla di più. Eccolo il fischio finale, 3 fischi finali, è finita la seconda categoria, è finito il girone D di seconda categoria, l'Euro Girifalco vince i playoff. L'augurio è che
possa essere promozione diretta. Aspettiamo queste ultime due giornate di Serie D per verificarlo. Grazie a tutti da Fausto Varano, un saluto anche dal collega amico Gino Comi, un saluto a Pepe Rosanò per questa splendida immagine, e noi ci risentiremo attraverso le nostre emittente per le altre occasioni. Adesso vi lasciamo alla festa e che sia ben foriera di cose positive per tutte le squadre calabresi. Grazie, a risentirci da Fausto Varano.